Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nello showcase di Black Free to Play. Ragazzuoli, ormai ci hanno preso gusto con queste arte perché è davvero meravigliosa. Con lui, questa posa divina, l'aura viola intorno, è stupendo. Comunque, Black Ozzo, personaggio interessante perché sì, è free to play ma ha un kit incentrato sui danni e sul critical rate, ma allo stesso tempo ha un sacco di supporto per gli alleati. Per esempio, tra questo 20% allo switch e questo 15% iniziale, in pratica supporta del 35% gli alleati sul danno. Abbassa il card speed degli avversari, cura anche gli alleati allo switch, abbassa i stamp count anche per i future di 5. Diciamo che ha un bel po' di utility, ha tantissimi danni, soprattutto se critta, ma ha una percentuale di critical rate molto alta. Ed ha una special move che si buffa respirando in pratica. Quindi sono molto curioso di vedere il damage di questo personaggio e anche il supporto per gli alleati. Peccato che è ranged, quindi mi sono dovuto anche un pochino accontentare con questa lineup, ovvero Black Truggeta, perché è l'unico future blaster decente che ha, e poi MVP come leader, che mi dà una Z ability con Blast Attack, è ranged, ha l'endurance, mi può coprire, comunque sempre un ottimo personaggio per tutti i personaggi ranged del gioco. Doppia Zenkai Bench e Zenkai Bench anche per Truggeta, visto che abbiamo Black Yell che buffa le Blast Attack. Gli equipaggiamenti sono corretti. Ragazzuoli, andiamo subito in PvP. Ragazzuoli, siamo contro Movie con Pan, Piccolo e Beast. Ok, la tiriamo subito la verde, ci peschiamo l'SM e la tiriamo immediatamente, tanto metterà Beast. Tiro la main così mi prendo il card draw speed per tutto il game. Questo ragazzi potete tirare dopo 5 secondi, quindi tiratela il prima possibile. Inoltre vi prendete danni sul damage in generale e critical rate, perché questo Black ragazzi è un pochino una macchina da crit. Ha crit sia con la main che all'interno del kit in generale, e se non sbaglio dovete anche setupparlo, dovete tirare per 10 carte se non erro, 10 carte differenti, e prendete un 30% aggiuntivo di critical rate. Ma oltre a fare danni, avere un bel damage output sull'SM, la roba che mi ha sorpreso di Black è che ha un ottimo supporto ragazzi, un ottimo supporto per gli alleati, perché buffa del 35% in totale allo switch, e inoltre cura anche, guarda che danni, cura anche gli alleati appunto allo switch. Anche 5 di sub counts per i personaggi future, ha un card draw speed diminuito per gli avversari, un meno 1, quindi ha proprio una bella funzione da supporto, oltre a fare davvero tanti tanti danni con le blast, l'SM e con i crit. Purtroppo si è ranged e quindi ha sempre le nappe un pochino così campate per l'aria, perché purtroppo adesso io lo sto giocando per esempio contro Jeta, perché è l'unico blaster che può affiancarlo nel future. E poi basta. Poi il terzo ho voluto mettere in MVP, ma perché mi sono dovuto arrangiare. Ho messo qualcosa a ranged che buffasse Blast Attack, che mi desse un po' di sicurezza. Niente di più, niente di meno. Non è che potevo mettere altro. Ok, buono perché Truggeta, vabbè, si prende un neutro useless in questo caso, però comunque leva la revive e prende il buff. Ah no, che sto dicendo? Scusa. Scusate, mi sono confuso con Veggevo. Non ce l'ha lui l'anti-revive. Ok, facciamo così. No, no, non morire. Mi sa che è morto, raga. No, non è morto, per fortuna, perché insomma mettesse Beast. Invece no. Boom. Buono. Eppure creato quel gauge. Madre mia, ragazzi. Ma che danni fa questo Black Ozzo? Mi è matto. Vabbè, contro piccolo. Giustamente contro piccolo, voi dite. Ok. Muore anche Beast. Il movie sta veramente a pezzi. Il movie sta a tocchi, ragazzi. E adesso rimane solamente il piccolo green che verrà, sì, devastato da una blast di Truggeta. GG. Siamo contro Future. Purple, Purple Blue con Zamasu, Gogeta e il rosato. Peccato per Zamasu come primo, mi dà un po' fastidio. Tiriamo subito la main, prendiamoci il nostro crit e il nostro card draw speed. Allora, qui potrei tirare la verde per frame-trappare. Ah, peccato di poco. Così, così. Mettere sì oppure... No, fatti la SSM. Mamma mia, mamma mia. Ha crittato. Sera, un'altra. Poi ogni carta tirata ti buffa l'SM, quindi... poco setup, soprattutto se critta, tira queste mine allucinanti. Allora, mettiamo subito MVP. Continuiamo la nostra combo. Oddio, ma Rising Rush... Rising Rush no, però potrei fare così.
Ah, da quanto Cardo Speed mi sono preso. Volevo trapparlo con l'Ultimate. Effettivamente sarebbe morto, solo perché mi sono preso un Cardo Speed allucinante. Ok, è morto uguale. Addio Zamasu, sto game è molto veloce. Adesso cercherò di finirla con Black. Ok. Cioè adesso la gente sta giocando Future, perché diciamo tornato in meta. Tornato in meta. Tornato in voga è la parola giusta. Grazie a Trunks e LF Zenkai, ma in realtà, ragazzuoli, serve una settimana al Future, ve l'ho detto. Comunque, GG. Allora, Purple Green con le dovute Zenkai Bench. Sta già laggando come uno schifo. Ok, non si è disconnesso per adesso. Ha un SM in mano, non schiva subito. Qui ragazzi dobbiamo stare attentissimi a Gokuza. Appena switch a Frieza non ho modo per contrastarlo. Allora, tiriamo l'SM. Bam. Eh? Bro, ma questo lo sei, è il leader, quindi prende tutte le Z-ability. Con la Zenkai Bench di Vegeta LF, quello green. Ok. Sono una pizza in testa clamorosa. L'ha rinviato. Mettiamo Trugeta a tankare questo Gogeta. Ora purtroppo metterà Gokuza e... niente, allora lo facciamo così. Bro, quale timore? Occhio. Ok. Quando parte la mitraglietta di Trugeta è sempre interessante da vedere. La facciamo così. E qua mi sa che Black si prende una kill. Perché? Che è successo? No, mi ha laggato. Mamma mia, per fortuna. Per fortuna che poi sono entrato ugualmente in combo. Una laggata allucinante. Facciamo così. Ho sentito un passetto e un'altra SM. E ti purgherà un altro personaggio. Entrami nelle blast. Non con il Racing Rush, bro. Ma come ha fatto? Scusate, ma... Ha tirato tipo due carte, no? Ora ti voglio bene. Ma davvero, tipo due carte tirato. Perché tu hai già Racing Rush o no? Cosa è successo? Comunque questo game ve lo lascio assolutamente, perché Black ha fatto dei danni che... Boh, assurdi. Critto no, mi ha gasato. Allora, calmi che possiamo effettivamente perdere. Ok, buono. No, malissimo. Malissimo. Allora, devo aspettare questo gauge, che si caricherà però tra un bel po'. No. Penso di poterla tankare. Ok, ottimo. E muore con una blast. Perfetto, guys. GG. Allora, siamo contro Rosé e Gogeta Vegeta, quindi Fusion con Rosé. Vabbè, che laggata anche qui. Ok. Allora. No, peccato. Gioco per il timing davvero di poco. Va bene. Facciamo così. È solo palline bait, fammi capire. Allora, sto Clash... 980. Ok, buono. È sufficiente per andare in combo. Abbiamo contro due cover sulle strike, quindi possiamo andare tranquillamente dritti per dritti. Madre mia. Mamma mia, quanto è bello quando critta questo uomo SM. Bam. Ma che danni fa? Ma che danni fa? Fa danni clamorosi. È vero che siamo a inizio season, però non è che sto in un team chissà quanto forte, per carità. Questo uomo tira delle mine con Blast SM che fanno paura. Poi critta, no? Quindi crittando... Davvero allucinante. Bravo, Black. Bravo, mi piace. Un bel free to play. Ok, facciamo così. Rimettiamo il Blackozzo. Più. Anche Vegito prende le sue pizze. Qua droppiamo. Bam. Una macchina di SM crittate. Che uomo. E anche qua. Il game viene... Cioè, li sto speedrunnando. Sono tipo 4-5 game che durano 30 secondi. GG. Ragazzuoli, siamo contro gli Universe Rap con Gokui, Hit e Gokuza. Abbiamo crit contro crit. Certo, Hit è un po' il maestro dei crit. Black Ops l'allievo. Però guarda qui i danni. Aspetta. Mamma mia, l'avevo preso. Un secondo prima l'avevo preso. Eccolo qui, l'allievo che supera il maestro. Due special in bocca e Littozzo Sama ci ha salutato, si gode. Adesso. Oh, è canonico. Black Base contro il Super Sian Blue. 953 e 976, peccato. Peccato, con chi posso coverare? In realtà con nessuno.
MVP troppi danni, vai contro Jeta magari. Buono, 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 buonissimo che ha droppato. Facciamo così. E un altro SM. Gokuza? No. Decide di sprecare la revive. Niente, Black comunque con questi danni è clamoroso. Crit, damage, tanta roba. Ok. Ok. Aspetto. Tanto appena scende al di sotto del 50% di HP, il nostro Truggi applica debuff all'avversario. Eccolo qua. Stressing Rush un po' a caso, visto che ha tirato una combo sola. Però va bene, a quanto pare una combo basta per prendere 7 sfere. Buono, buono, buonissimo. E l'abbiamo parato. Ha l'SM in mano, in realtà basta rimane fermo. Ok. Non ho sentito passetti, niente. Continua a buffarmi di green. Ma quante SM hai? Ma basta! Vai, altre SM in testa. Disconnesso? No, Gokuza quanto prende? Mamma mia, ragazzi. Che mine che tira, che mine. Eccolo qua, altro morto, rimane solo Goku. Qua ancora il cardo speed attivo. Devo tenermi questi danni. D'altra parte posso mettere Black. Penso che sia colui che tanca meglio qui dentro, visto che MVP ha color a sfavore contro Goku. Gli ha stilato anche la main. Dio mio che noia. Ma basta, ma fa solo drop. Ma mio Dio. Ho capito, va bene tutto, però dopo che droppi la 20ª volta uno lo capisce. Ok ragazzuoli, GG. Ok ragazzuoli, Black Ops Free to Play, personaggio interessante, tanti ma tantissimi danni grazie ai crit, la special è una cannonata, ma anche le blast stesse sono davvero delle belle bombette. Ovviamente pecca di lineup ed è anche ranged, quindi neanche ve lo dico. Avrà impatto nel meta? Purtroppo non penso, rimane sempre un free to play, ha un kit abbastanza limitato, però è sicuramente carino da giocare e attenzione, mi sono accorto che gli hanno dato, ragazzuoli, il 30% di RP in più. Quindi scalate molto più velocemente con questo Black. Magari per le top basse, per andare verso una top 10.000, vi può anche essere utile. Vedremo poi il future che uscirà, se sarà ranged, di che colore. Certo, se esce un Vegito rosso, ovvio questo Black, addio, ce lo scordiamo. Però dai, magari, ripeto, per le top basse, visto il bonus di RP, potrebbe avere qualche utilità nel meta. Ragazzuoli, vi saluto e ci vediamo domani in un prossimo video.